TG12, bentrovati, edizione estiva del nostro telegiornale. Andiamo a vedere subito i principali titoli della giornata. Incontro pubblico tra l'amministrazione comunale e i residenti del quartiere di Lipunti. Sono intervenuti il sindaco Nicola Sanna e gli assessori Piu e Boiano. La giunta comunale a Porto Torres approva l'installazione di una rete di videosorveglianza in tutta la città, un progetto da oltre 100.000 euro. Il surf femminile è protagonista della gara che si disputerà nelle acque di Portoferro con le migliori surfiste provenienti da tutta la Sardegna. Allora l'avete sentito dai titoli del nostro sommario, apriamo questa edizione dal quartiere di Lipunti. È stato un momento di confronto ieri sera nel Parco della Solidarietà tra amministrazione comunale e residenti. Sono intervenuti il sindaco Nicola Sanna e gli assessori Piu e Boiano. Sentiamo. È stato un momento di confronto e di ascolto per discutere delle problematiche del quartiere di Lipunti e ricordare i progetti portati finora a termine. Ieri sera il sindaco Nicola Sanna, gli assessori alle politiche della mobilità Antonio Piu e alla pianificazione territoriale Alessandro Boiano hanno risposto ai rilievi dei cittadini. L'incontro si è svolto nel Parco della Solidarietà. Fin dall'inizio del suo mandato, questa amministrazione ha dato spazio alla consultazione popolare. Questo è uno strumento necessario per la condivisione delle linee programmatiche e per lo sviluppo dei progetti che riguardano l'intera città, ha esordito il primo cittadino. Molte le domande sulla riqualificazione del quartiere, in particolare sul rifacimento di strade e marciapiedi. A rispondere sul punto è stato l'assessore Piu, che ha ricordato che Palazzo Ducale sta intervenendo nei limiti dei fondi a disposizione. Quest'anno saranno spesi 1,5 milioni di euro a fronte di 27 milioni necessari per garantire la manutenzione di tutte le strade nel territorio comunale, dove insistono 1.100 chilometri di collegamenti urbani e 500 chilometri di strade extraurbane. Ed ora ci spostiamo a Porto Torres, approvato dalla giunta comunale l'installazione di una rete di videosorveglianza che coprirà tutta la città. Un progetto che costerà oltre 100.000 euro. Ce ne parla Sandra Sanna. Approvato dalla Giunta Comunale di Porto Torres il progetto preliminare per la realizzazione della rete di monitoraggio del territorio con sistemi di videosorveglianza. Il programma prevede l'installazione di 37 telecamere, di sistemi di connettività e di tutte le infrastrutture a supporto degli impianti. Per la realizzazione è stata stipulata una convenzione Consip con TIM per una spesa prevista di circa 119.000 euro. L'obiettivo è quello di creare una rete di monitoraggio nei punti più sensibili della città, in modo da prevenire atti vandalici o riscontrare e poi sanzionare comportamenti contro l'ambiente e il patrimonio dell'ente. Le telecamere dovranno essere distribuite tra il centro e la periferia, comprese le strade in prossimità degli accessi portuali. Il progetto prevede anche l'installazione di telecamere nella litoranea di Plattamona, le strade e zone periferiche, spesso oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti, nei pressi dei varchi del porto, in centro, nelle strade urbane di connessione, con la fascia costiera e nei quartieri in cui si riscontrano frequentemente atti di vandalismo. Inaugurata la personale di Max Mazzoli alla libreria De Sia Sassari, curata da Clelia Mongiu e Roberto Satta. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 3 agosto. Ce ne parla Valeria Secchi. Inaugurata ieri allo spazio mostre la libreria De Sì, la personale di Max Mazzoli, agenzia Nuovi Mondi, si è anche a te questo va stretto, affrettati, biglietti in esaurimento. La mostra, organizzata dall'Associazione Culturale Il Colombre, curata da Clelia Mongiu e Roberto Satta, propone l'ultima produzione dell'artista livornese. Inquadrature cinematografiche, paesaggi metropolitani, atmosfere rarefatte compongono l'universo di Max Mazzoli. L'uso sperimentale di colore e luce, la cura minuziosa per i dettagli costituiscono la cifra stilistica dell'artista. Persino i titoli delle opere esprimono una ricerca narrativa volta a chiudere o moltiplicare il senso dell'opera. Lunghi titoli che possono essere chiavi di lettura o ulteriori enigmi, giochi dell'inconscio in cui perdersi o trovarsi nuovi mondi possibili. Il titolo della mostra Agenzia Nuovi Mondi, e se anche a te questo va stretto, affrettati, biglietti in esaurimento, è quello di un'opera di Mazzoli, emblematica e misteriosa come un viaggio di cui non conosciamo la meta, un viaggio anche temporale tra passato, presente e futuro. Opere realizzate in questi ultimi 2 anni, eppure datate 2020 o 1900. 132, un altro mistero per il viaggiatore e sognatore. La mostra sarà visitabile nello spazio mostre della libreria De Sì fino al 3 agosto, da lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 20. In breve, nel prossimo servizio, tutte le altre news della giornata. Vediamo. Denunciato un sassarese di 51 anni agli arresti domiciliari per ricettazione. In seguito a due furti effettuati a Sassari nei mesi scorsi in un bar e un'abitazione, i militari del nucleo operativo hanno raccolto informazioni effettuate accertamenti che li hanno condotti ad individuare i beni rubati nell'abitazione dell'uomo. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato un televisore e 3 statuine. I beni sono stati restituiti ai legittimi proprietari.
100 insegnanti di sostegno riceveranno lunedì prossimo alle 16 nell'aula magna dell'Università di Sassari le pergamene per il corso di specializzazione con le quali potranno prendere servizio a settembre nelle scuole sarde. 50 docenti saranno destinati alla scuola dell'infanzia e altrettanti per quella primaria per promuovere l'inclusione lavorando con gli studenti con disabilità. La cantante algherese Franca Maso ha ricevuto la Creu de Sant Jordi, massima onorificenza al governo catalano per meriti culturali. Per l'artista è un riconoscimento straordinario anche date le motivazioni espresse dalla Generalitat de Catalunya. Il governo la elegge come una delle cantanti più talentuose del Mediterraneo per aver consolidato l'uso del catalano come linguaggio di espressione artistica. Lunedì la cerimonia di consegna a Barcellona. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva, allerta gara e quindi semaforo giallo per il surf al femminile che anche quest'anno si disputerà nella spiaggia di Portoferro con le migliori surfiste provenienti da tutta la Sardegna. Vediamo. Semaforo giallo per il Girl Surf Power, quindi allerta di gara per la competizione di surf tutta al femminile. Anche quest'anno le ragazze del surf ci mostreranno la loro forza e energia durante la terza edizione del Girl Surf Power, ideato e organizzato dal surfista Marco Bonga Pistida e dalla sua scuola. L'evento si svolgerà a Portoferro. Tutte le scuole di surf sarde sono invitate a partecipare, ma la gara è aperta a tutti, alle altre scuole italiane di surf e a tutte le sarde che avranno voglia di partecipare. Novità di quest'anno il trofeo dedicato al Girl Surf Power, l'istituzione della categoria Young per le surfiste più piccole. Il trofeo sarà creato dall'artista slovacca Erika Cibulova, 26 anni, che si occupa del progetto Erasmus per i giovani imprenditori. Tra le news, viste le numerose iscrizioni da parte delle surfiste più piccine, la creazione di una categoria Young per dare modo alle piccoline di potersi esprimere appieno. Ci sarà quindi la possibilità ai genitori e istruttori di poter accompagnare le piccole in acqua e dar loro supporto. Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potete rivedere questo TG sul nostro sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012. Restate sintonizzati con noi anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Prima di chiudere una comunicazione importante, l'informazione di Canale 12 prosegue. Da lunedì prossimo nella forma del rullo informativo con i consueti orari alle 7, alle 14, alle 19 e 45. Quindi sarà il rullo informativo nella forma senza conduzione. In attesa ovviamente che torniamo poi a settembre con la normale programmazione della nostra informazione, i normali orari e ovviamente la conduzione. Io vi ringrazio per averci seguito, da parte mia un felice weekend e una buona estate. Arrivederci.